Buonasera, buonasera a tutti quanti, buonasera. Come va? Come va? Ciao Daniele, mi saluti. Un bacio, adesso iniziamo a salutare tutti quanti. Puoi salutare mia figlia Isabel. Un bacio, ciao Isabel. Un bacio a tutti, buonasera. Sei bellissimo, un saluto da Caserta. Un bacio a tutta Caserta, un bacio da parte mia. Sei stupendo. Buonasera. Un saluto da Napoli, un bacio a tutta Napoli, un bacio. Ti come procede la quarantena? Come procede, ragazzi? Come procede? Procede come sta procedendo a voi? Tutto uguale? Siamo tutti chiusi in quarantena e non vi nascondo che ci sto un po' male perché un ragazzo come me, abituato in giro per il mondo, abituato in giro per il mondo. Non è una cosa bella stare chiuso, poi così è stata una cosa all'improvviso. Quindi mi sembra tutto strano, gente che muore ogni giorno, e questa è una cosa che mi dispiace, che mette paura soprattutto, paura per noi, per i nostri cari. Noi stiamo cercando di mettercela tutta, stare tutti quanti a casa, senza uscire. Però ragazzi, dire che è una situazione che mi fa stare bene, dico, è una cosa impossibile. Nessuno di noi è contento, soprattutto a nessuno di noi piace stare a casa, soprattutto per chi non ci è abituato a stare chiusi a casa. Abbiamo un sacco di serate, un sacco di concerti, un sacco di progetti che ci aspettano che per causa di questo corona benedetto coronavirus, maledetto coronavirus, scusatemi. Quindi dove eravamo rimasti? Ciao Daniele, ti amo tantissimo. Quindi, che cosa stavo dicendo? È una cosa molto brutta perché abbiamo interrotto tutti i nostri progetti, abbiamo fermato tutto e ci siamo rinchiusi. Quindi è una cosa veramente atroce. Daniele, ti amo tantissimo, sei l'orgoglio di tutti noi siciliani. Grazie, grazie. Ciao Anita, un bacio, ti voglio bene. Ciao bellissimo, sei grande, un saluto da Versa, un bacio. Buonasera da Messina, tanti auguri, tanti saluti dal Bergio. Grazie. Ciao Idolo, buonasera, ti ringrazio della compagnia che ci stai regalando, meno male che ci sei tu, con le tue dirette. Sì. Spiegami il nuovo brano di che si tratta. Allora, vi spiego, io sì, arrivando tantissimi video, siamo già al 2002, 2003, saliamo ancora di più, che adesso diremo delle cose importanti. Allora, io pochi giorni fa, 2 giorni fa, ho chiesto un video di ognuno di voi, perché ho pensato, visto che siamo tutti chiusi in quarantena e stiamo aspettando che ci liberano, siamo a 2-5, che ci liberano per iniziare i nostri bei progetti, le nostre belle canzoni, bei video, belle storie che stanno per arrivare insieme al disco nuovo, ecco, dobbiamo purtroppo aspettare che ci liberano, siamo a 2-7. Così possiamo far uscire tutti i brani che voi state aspettando, il disco nuovo, possiamo far uscire il brano con Celeste, il brano con Carmen Zarra, con Francesco D'Aleo, e tante novità, tante collaborazioni belle che ancora io non ho annunciato, come non avevo annunciato il brano con Celeste. Questa è una cosa che già era conservata da più di 4 mesi, questo progetto di Gianni Celeste, però non lo abbiamo detto perché ho preferito non svelare tutti i nostri progetti, ho preferito chiuderli in quarantena a loro e quindi uscirli uno per volta. Ecco, qualche mese fa, prima che accada. E prima che ci chiudevamo tutti in quarantena, avevo annunciato il nuovo brano con Gianni Celeste che nessuno di voi si aspettava. Ecco, insieme a quello di Gianni Celeste ci sono altre due o tre collaborazioni molto importanti che io non ho detto. Poi c'è il disco nuovo, che ci sono brani che più di 11 brani inediti che non ho mai postato, perché i brani sono tanti, quindi non posso postarli tutti, poi finisce il bello. Quindi ho preferito stare, ecco, in silenzio. Però purtroppo a causa di questa quarantena ho dovuto fermare tutte cose, perché non possiamo uscire da casa, quindi
non abbiamo potuto continuare i nostri progetti. Fra qualche mese, sicuramente, se tutti voi ci aiutate, fra qualche mese saremo tutti liberi. Vedrete di cosa si parla, uscirà il disco nuovo, tante collaborazioni, usciranno tante canzoni belle e forti. Però al momento mi sono detto perché non fare qualcosa di bello, di non fare qualcosa di bello anche da casa, se si può, qualche cosina cerchiamo sempre di farla. Allora, ho scritto un brano proprio dal titolo Abbracciami, perché io penso che ad ognuno di noi al momento manca l'abbraccio di una persona che noi portiamo nel cuore, delle vostre fidanzate, chi è lontano da casa, dalle proprie mogli, figli e tutte le persone care, a noi care che ci fanno stare bene. Ecco, ho pensato di scrivere un brano che porta come titolo Abbracciami, abbracciami fino a farmi mancare il respiro. Io voglio tremare se mi stai vicino. E i protagonisti del video, per mia scelta personale, sarete proprio voi. Quindi che cosa significa? Magari c'è qualcuno, nei tanti video c'è sempre qualcuno che manda le foto. No, allora principalmente voi dovete mandare un video, una storia, ritagliate un momento importante della vostra vita che avete avuto, con il vostro fidanzato, con il vostro marito, con i vostri figli, con i vostri amici, tutte le persone che tutti voi ritenete importanti per la vostra vita. Ecco, io ritaglierò questo video che voi mi mandate, tutti i video che mi state mandando, che sono veramente tanti, e quindi ne farò un videoclip insieme alla mia immagine, che poi io regalerò delle scene un po' a modo mio, e questo lo scoprirete nel video. Però durante il video, durante la canzone, ci sarete voi a partecipare, quindi sarà una cosa molto, diciamo, molto reale, perché sarete voi i protagonisti, perché siete voi a trasmettere l'amore a tutto il resto della gente che ci guarderà. Naturalmente non posso mettere tutti i video che mi state mandando, perché sono veramente tanti, sono tanti, quindi il brano dura 4 minuti, quindi in 4 minuti di canzone non posso mettere 1000 video, ok, che mi mandate. Però cercherò di fare rientrare un po' tutti quanti, una parte di tutti questi video che mi mandate, e cercherò di accontentare un po' tutti quanti, ok? Anche se è una cosa impossibile. Quindi il brano si intitola Abbracciami. Continuate a mandarmi i vostri video, un momento al mare, un momento in bici, in moto, un abbraccio, i vostri momenti più belli, ritagliateli. Così cercherò di farne una grande emozione, e cercheremo di emozionarci lo stesso, di tenerci, diciamo, più vicini possibile, perché per adesso le piccolezze sono le cose più grandi per noi. Le piccolezze sono cose piccole, perché sicuramente se ero fuori il video non l'avrei fatto, magari ritagliando dei video, magari avrei fatto uno dei miei soliti video dove partecipavo io personalmente. O chissà, possibilmente mi veniva proprio l'idea di fare partecipare tutti quanti voi, ma questa idea, questa ispirazione mi è venuta stando a casa e pensando di far felice ognuno di voi, perché stiamo attraversando un momento veramente bruttissimo della nostra vita, e in qual modo cercherò di ricordarlo, perché lo ricorderemo sempre. Questo 2020 non ce lo dimenticheremo più per questa brutta cosa che stiamo passando tutti quanti. E allora ho cercato di ricordarlo. Il brano non parlerà né della quarantena, non parlerà né del coronavirus. Magari qualcuno magari può immaginare che parlo del coronavirus. No, il brano è un brano che io ho scritto per due innamorati, per due ragazzi che si amano in questo mese, che giustamente stiamo attraversando un momento bruttissimo, e ho pensato di farvi partecipare a tutti quanti voi. Però il brano e nella canzone non dirò nulla di tutto ciò, dirò semplicemente abbracciami fino a farmi mancare il respiro, io voglio tremare se mi stai vicino, di chi sparlerà che c'è un'importa, che ci manughi sta bella realtà. Stasera un tuo bacio cancella il passato, io voglio volare con te in un minuto. Quando sei bellissimo ti amo, ascolto sempre le tue canzoni bellissime. Grazie, un bacio Daniela, un bacio da parte mia. Io lavoro a casa, ma non è facile, soprattutto per i bambini. Un bacio, lo so. Daniele, mia figlia ti ama. Grazie, grazie. Uè, Daniele, ci saluti da Terlizzi.